Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. Oggi avrei preferito parlare di altro, che sinceramente è bello parlare di cose anche un pochettino frivole, però purtroppo non posso fare a meno di toccare l'argomento Covid. Mi ha colpito la dichiarazione del professor Gian Vincenzo D'Andrea, che è stato primario per tantissimo tempo dell'ospedale del reparto di rianimazione qui all'ospedale di Sulmona, il quale sul Covid ha fatto una sua precisazione, secondo me molto giusta, che io condivido appieno. Per poter arginare un attimino questo fenomeno, è importante innanzitutto fare subito intervenire rapidamente con i tamponi per identificare e tracciare i casi positivi. Quindi occorre più tempestività nel fare i tamponi e quindi mandarli subito poi nei centri dove vengono analizzati per poter identificare subito i positivi e quindi procedere poi a tracciare tutti i contatti, eccetera. Poi bisognerebbe creare una figura o un gruppo di persone responsabili per questa unità, quindi per Sulmona e dintorni, per questo ospedale, diciamo. Occorrerebbe creare un team di persone che si occupano solo della gestione del Covid. Che significa? Che il buon direttore generale della ASL o chi per lui, comunque qualcuno che dirige, qualcuno che ha il potere di farlo e legalmente lo può fare, perché se può fare, in tempo di emergenza si può fare di tutto e di più, prende 3-4 persone, 5 persone che ci capiscono, poi dirigete tutto ciò che è la problematica Covid. E queste persone, con un potere un po' più ampio, la mattina vedono quanto personale hanno a disposizione, anche negli altri reparti, dovrebbero avere la facoltà di poter gestire le risorse umane, così si chiamano, e quindi vedere quelle figure, medici, infermieri, figure di genere, che sono meno impiegate momentaneamente perché magari sono meno gravate da impegni di lavoro, spostarle temporaneamente laddove c'è più bisogno. C'è stato un pronto soccorso che sta scoppiando. Sta scoppiando perché c'è il casino là che quando arriva la gente stanno 7-8 ore in ambulanza, la giornata intera, mezza giornata, perché purtroppo il personale che sta nel pronto soccorso è ridottissimo. Il personale del servizio di prevenzione è ridottissimo. Cioè qua quelli che in questo momento devono fronteggiare il Covid sono a regime molto molto povero, ridotto proprio all'osso. Magari ci sono altri settori, altre parti, dove forse in questo momento ci sta da fare un po' di meno e quindi gestire meglio il personale, sta da fare la minestra con gli ingredienti che stia in casa, senza cercare chissà che devono arrivare in forza dell'esercito, assolutamente, basta gestire meglio le risorse che si hanno. Però, caro direttore generale della ASL, ma io mi rivolgo a te non perché ce l'ho con il signor Testa o comunque esso si chiami, io mi rivolgo alla figura istituzionale, non alla persona fisica, alla persona istituzionale. C'è stata un'intera stagione a disposizione per poter fare il concorso, per poter potenziare l'ospedale Sulmona, per poter fare tante belle cosucce da poter tenere a disposizione, mo, perché che il Covid fosse in aumento, si è sempre detto, si sono fatti dibattiti, sono dibattiti, chi li ha fatti? È gente che ci capisce. I migliori luminari si sono espressi dicendo che il Covid, ma non solamente in Italia, in tutto il mondo, il Covid è in aumento, il Covid è in aumento, l'autunno sarà il più brutto della primavera, e qua e là. Però, pecora pasce e campana sopra, è che entra e chi esce. Cioè, tradotto, non si è fatto un cavolo. Il tempo è passato inesorabilmente. La regione ha dato spazio ad altre cose, forse più importanti del Covid. E beh, ci stava il ritiro del Napoli da finanziare con milioni di euro,
È più importante vedere un albero che la quattro ciambi da pallone che preparare i posti letto per gli ammalati di Covid. Perché ora, visto che teniamo gli ospedali chiusi e visto che ieri una persona positiva è stata portata a Foligno, 200 km da Sulmona, beh, giustamente non ci sta pensando un albero, questa persona, no? Capì? Ma portate una pensata a Napoli, perché quello era importante. Lo sport, lo Napoli! E mica a prontare i letti per il Covid, e mica a darsi una mossa a vedere in tempo di apparente tranquillità, premunirsi per i tempi peggiori. No! L'estate, che ha pensato a destra, che ha pensato a sinistra. Se dice a Sulmona che l'Utiemba matura Randinia, ma non fa la Pulenna. Tradotto, il tempo matura il Granturco. Ma non ti fa la polenta. Sapete che significa? Che il tempo di suo fa le cose che può fare. Per altre ci vuole l'impegno umano, ci vuole l'intervento dell'uomo con il suo lavoro, la sua organizzazione. È inutile dire che il tempo, tanto lo Covid se ne va da solo, lo Covid non se ne va da solo, il Covid scomparirà. Con l'impegno di tutti, ognuno per il proprio ruolo, il cittadino attenendosi alle disposizioni che danno i politici, ma i responsabili sanitari attuando ciò che è di loro competenza, cioè mo si tratta di attuare l'emergenza sanitaria e si deve pensare all'emergenza sanitaria. Non è questo il momento di pensare al risparmio, al bilancio, a stare dentro alle spese, a contenere di qua di là. Qua c'è sta la gente che sta morendo di Covid e allora bisogna arginare questo problema del Covid. E per fare questo occorre creare una squadra di persone che si occupano solamente di questo, una squadra di persone che abbiano il potere di gestire un gruppo di ogni giorno, gestire un gruppo di lavoro e fare in modo che si pensi a curare il Covid senza tralasciare le altre patologie. E poi il momento della sanità. E signori, quando è bruciato il Morrone era il momento della protezione civile. Col terremoto era il momento dell'esercito e delle forze e della protezione civile. Poi ci sta un'epidemia, una pandemia, è il momento della sanità. E voi sanitari, voi che dirigete, dovete fare il vostro ruolo. Con un bel stipendiaccio che prendete a fine mese, anzi non a fine mese, quel bel contrattaccio che avete annualmente, di migliaia e migliaia di euro, guadagnatevelo. Nessuno ve lo nega. Guadagnatevelo però. Che c'è sta gente che campa con 500 euro al mese. Ci sta gente che campa con 1000 euro al mese. Ho visto che voi, cari dirigenti, grazie a Dio e grazie a chi vi ci ha messo, prendete bei soldoni, guadagnateveli. Sapete come? Salvando la vita degli altri, perché è il vostro dovere. Ognuno da fare un mestiere a sé. E voi, in questo momento, dovete combattere la pandemia. Già da venire un pasticcere, un meccanico, un elettrauto, o un carabiniere, o un contadino a salvare la pandemia. La pandemia è il mestiere vostro. Voi la dovete salvare. Gli altri fanno il loro lavoro. Anzi, per colpa della pandemia, gli altri ci stanno prendendo pure la batosta, perché da domani mattina chi viene chiuso a destra e chi viene chiuso a sinistra. Quindi, cari signori, datevi una mossa. E i signori sindaci, alcuni si stanno muovendo, ma altri purtroppo non li sento. E mi dispiace non sentire la voce di tutti i sindaci, perché ricordo a tutti i paesi del comprensorio che l'ospedale di Sulmona non è luogo che riceve solamente i malati di Sulmona. All'ospedale di Sulmona ci vanno, ci andiamo i pazienti e gli abitanti di tutti i paesi del circondario. Sia di questa vallata, ma anche della Valle Subequana, anche della Valle del Sagittario. Quindi, cari sindaci che state al di là di queste quattro colline, che comunque usufruite di questo ospedale, per favore, fate sentire anche la vostra voce. Una volta tanto, mettete da parte le bandiere politiche, destra, sinistra, quello, quell'altro, rosse, bianche, nere, verde. Mettete da parte queste bandiere, fate una voce unica. Unitevi, fatemi sentire. A chi ha preso questa della ASL, la Recchi, e dice, paesà, eccoci a garantire l'assistenza, capito? Ma la gente che si sta contagiando, che sta morendo,
È il mestiere tuo quello di reperire i posti e fare in modo che la gente venga curata a Sulmona, non in giro per l'Umuna, non a Foligno. Quindi mi raccomando, ognuno faccia il suo mestiere, se siete capaci, se no chi non è capace a fare il proprio dovere se ne vada a casa, lo faccia fare chi è capace. Arrivederci, buonasera.